che state per approvare non ha nulla a che fare con il nostro reddito di cittadinanza. Ci avete scopiazzato il nome, chiamandolo reddito di inclusione, per mero marketing politico, per dire che lo avete fatto voi, ma i cittadini non si lasceranno ingannare tanto facilmente. In TV ho sentito molte volte esponenti del PD dichiarare di essere contro il concetto di reddito di cittadinanza perché sarebbe mero assistenzialismo e indurrebbe all'ozio, mentre loro sono per il lavoro, per il reddito da lavoro, perché la Costituzione dice che siamo una Repubblica fondata sul lavoro. Ma il nostro reddito di cittadinanza, col nostro reddito di cittadinanza non vogliamo indurre le persone a guardare la TV tutto il giorno e a essere ostaggio di Maria De Filippi dalla sera alla mattina. Tutt'altro. E quindi adesso spiegherò una volta per tutte perché il reddito di cittadinanza è una vera e propria manovra economica sociale, un riattivatore in grado di far ripartire i consumi e perché nel prossimo futuro non si potrà garantire un reddito da lavoro per tutti. Oggi infatti siamo agli albori della quarta rivoluzione industriale, si parla di manifattura digitale 4.0. La tecnologia evolve a una velocità tale che sostituisce repentinamente intere categorie di lavoratori, rendendo impossibile la sostituzione di nuovi posti di lavoro. Ogni app nata dalla creatività di poche persone toglie posti di lavoro. I telepass sostituiscono gli operatori al casello, le macchinette automatiche sostituiscono le hostess che compilano le carte d'imbarco e le macchinette automatiche non fanno sciopero, non fanno pausa, non hanno orari di lavoro, non si ammalano. A Davos è emerso che entro il 2020 l'automazione sostituirà 5 milioni di posti di lavoro. La Banca d'Inghilterra stima entro 10 anni la perdita di 15 milioni di posti. Entro il 2025 robot e software creeranno 13 milioni di posti di lavoro, ma ne distruggeranno 22 milioni. Entro il 2026 non esisteranno più auto guidate da umani con perdita del mestiere di autista. Illudersi che i lavoratori sostituiti dalle nuove macchine possano essere riempiegati nella produzione di altre macchine è come illudersi che i cavalli sostituiti dalle automobili nella prima rivoluzione industriale potevano essere riempiegati nelle industrie automobilistiche. Addirittura la Cina, dove il costo del lavoro orario operaio non supera i $2, ha deciso di robotizzare per massimizzare i profitti. Allora, in questo scenario, o si lavora meno e si lavora tutti, riducendo l'orario di lavoro, invece di continuare a avere sacche di iperoccupati per 10 ore al giorno mentre i loro figli disoccupati stanno a guardare gli altri che lavorano, oppure si adottano politiche distributive capaci di offrire all'umanità un reddito minimo universale garantito. Lo stesso Martin Ford, nel libro La tecnologia e la minaccia di un futuro senza posti di lavoro, consiglia come contromisura il reddito minimo di base, quindi metodi per ridistribuire la ricchezza e offrire una rete di sicurezza a chi è rimasto troppo indietro. Quindi anche quelli di Davos e quelli della Silicon Valley parlano di reddito di base, ma non perché sono filantropi, ma perché si sono accorti di un piccolo problemino. Non ci sono più gli acquirenti dei loro prodotti, non ci sono più i consumatori, perché anche la classe media è sprofondata all'inferno. Quindi chi compra adesso la mole di prodotti ottenuti in gran quantità e a costi ridotti grazie alla tecnologia? È il solito problema del capitalismo che sa produrre ma non sa distribuire. Ebbene, se questo scenario non viene regolato in un'ottica redistributiva, si andrà verso una crisi umanitaria. È un notevole aumento delle disuguaglianze, dato che ad oggi le aziende diventano più ricche grazie alle tecnologie, ma ciò sta comportando solo la crescita salariale dei dirigenti senza alcuna redistribuzione del reddito. Quindi se si redistribuisce il reddito, la gente ritorna a spendere, ripartono i consumi e quindi l'economia. Tuttavia si apre un altro scenario interessante, è quello dell'Atene digitale. I cittadini ateniesi conducevano una vita agiata, partecipavano alla democrazia e creavano arte perché disponevano di schiavi a quali devolvere il lavoro. Quindi, nel prossimo futuro, grazie alla tecnologia, l'uomo potrà finalmente essere liberato dalla schiavitù del lavoro per vivere e potrà lavorare solo per divertimento, potrà lavorare all'attività, dedicarsi all'attività creativa e si andrà verso un nuovo rinascimento. Quindi da qui la necessità di separare il posto di reddito dal posto di lavoro e andare anche oltre il reddito di cittadinanza per andare verso il reddito di esistenza. Questi sono le grandi cambiamenti che ci aspettano e quindi che dovreste essere in grado di governare, se ne siete capaci. Se no lo faremo noi,
perché noi abbiamo la visione da qui a 10-20 anni. Nel merito invece della vostra misura contro la povertà, della vostra delega, sottolineiamo che lo stanziamento di appena 1 miliardo nel 2017 e 1 miliardo nel 2018 è assolutamente insufficiente per rispondere ai bisogni di oltre 4 milioni di italiani al di sotto della soglia di povertà assoluta. Le persone che usufruiranno della vostra misura sono pochissime, appena 280.000 famiglie. Non dite come la volete attuare, con quali parametri, e non indicate la soglia di povertà. Quindi questa misura è assolutamente restrittiva e non serve per includere, ma per escludere, perché fa riferimento all'ISEE. E questo tutto in nome dell'universalismo selettivo, quel principio che avete fatto finta di smacchiettare dalla delega, ma che rimane nella sostanza. Pertanto l'accesso alle prestazioni deve essere sottoposto alle prove dei mezzi, all'ISEE, usato al contrario, non per includere ma per escludere. Altro che reddito di inclusione, come pretendete di chiamarlo voi. Basta una semplice circolare ministeriale per restringere a fisarmonica o allargare i requisiti del calcolo dell'ISEE a seconda delle esigenze di cassa. Col nuovo ISEE, ad esempio, avete escluso molti studenti dalle borse di studio. In nome dell'universalismo selettivo si sta andando verso una privatizzazione strisciante del nostro Stato sociale. Quindi la vostra non è altro che la riedizione della social card sperimentale del 2012, detta SIA. E poi voglio anche sottolineare il mistero delle coperture dei nostri emendamenti sul reddito di cittadinanza, coperture che erano state accettate dalla Commissione Bilancio prima dell'arrivo in aula, e poi misteriosamente il governo ha preso 100 milioni dalle nostre coperture facendoci decadere gli emendamenti. Ci domandiamo perché? Ma noi non bloccheremo il vostro provvedimento, non bloccheremo queste vostre briciole, pertanto ci asterremo sul provvedimento, perché è la prima volta che in questa sede, oltre che a parlare di povertà, si inizia a fare qualcosa. Quindi lasciamo aperta questa strada per uscire dal buio, strada che il Movimento 5 Stelle ha fortemente voluto, come riconosciuto anche dalla Caritas nel rapporto sulle povertà del 2015, dove è stato riconosciuto e premiato l'operato del Movimento 5 Stelle per contrastare la povertà. Quindi adesso noi vi sottoponiamo ora alla prova dei fatti.